Abbiamo avuto una copia di formale di un documento del Partito Democratico, che abbiate pure voi, per la quale, dando uno sguardo insomma molto veloce, il Partito Democratico rimane attestato sulle sue posizioni e ha fatto in questo documento delle denunce gravissime di atti che sta compiendo questa amministrazione. Ora, noto con piacere, ma non per partigianismo, che l'opposizione combatte, perché io sono del parere che una maggioranza è coesa e combatte può governare solo quando un'opposizione è altrettanto coesa e combatte. Vi dico questo, lei come pensa di atteggiarsi rispetto a questo qua? Adesso non so se lo firmeranno o lo produrranno, ma se questo avverrà, è un documento gravissimo questo vostro, quindi quale sarà l'atteggiamento vostro? No, io ringrazio di questa domanda, però volevo fare una breve premessa. Oggi si assiste a un fatto anche di poco correttezza, poco rispetto alla giustizia, da parte del sindaco che doveva relazionare sulla crisi politica, perché crisi politica è, e voglio stigmatizzare anche l'assenza del Presidente del Consiglio, il quale doveva stare qui in Consiglio Comunale perché rappresenta tutti, non rappresenta solo una parte, quindi oggi ha dimostrato di essere trascinato in questa comune politica, in questa bagarre che si assiste ormai da un mese. E io ovviamente dico che a fronte di questo faccio parte dell'ufficio di presidenza come da statuto e nelle prossime sedute non parteciperò più all'ufficio di presidenza, faccio parte io e il consigliere Emilio Polizio proprio per una forma di protesta, perché non è possibile partecipare all'ufficio di presidenza dove il presidente è così di parte da come si è comportato stamattina. Detto questo, anche io in verità dico all'amico Carpagione, l'editorialista del Domenicale, che sono contento della presenza di tutta l'opposizione stamattina, ci manca solo il sindaco Ferrari che è dovuto andare via, cioè l'ex sindaco Ferrari, e io onestamente di questo sono contento perché abbiamo avuto anche noi delle distrazie all'interno. Vedete, io nelle ultime sedute consigliari ho sempre dato il consiglio a Cartola di dimettersi, ma proprio per salvaguardare prima di tutto la sua integrità morale e la sua dignità politica. Io stamattina colgo anche l'occasione per dire un'altra cosa, che per non essere dai un soggetto parte in causa, uno dice di me perché lui vorrebbe, io ovviamente con serenità, proprio anche per dare modo di dare uno slancio a questa opposizione, dichiaro che nel prossimo futuro non sarò candidato, non accederò ovviamente a nessuna competizione da protagonista. Quindi questo lo voglio dire perché ho fatto la mia scelta di vita, quella professionale, e quindi adesso qua cercherò di dare un contributo alla mia città. Detto questo, certo le accuse sono gravissime da parte del Partito Democratico e che dice delle cose che poi noi abbiamo detto dall'inizio. Questa è una città ferma allo sbando da 8 mesi, non si mettono in campo processi di atti amministrativi, sanno ovviamente la città, la gente sta rimpiangendo oggi l'amministrazione di centrodestra, un'amministrazione che ha fatto tanto, un sindaco anche uscente, che anche se c'è stato delle discrasie politiche all'interno di quella maggioranza, ma ha fatto rispetto a una coalizione che sta ferma al palo da 8 mesi e che abbiamo dovuto aspettare 6 mesi per una relazione programmatica del sindaco, che ci è venuto a dire che era un file aperto. Quello è stato un grande errore da parte del sindaco, perché lui avrebbe dovuto imporre 3-4 punti alla sua maggioranza e su quello si doveva confrontare. Quindi noi ovviamente andiamo a stigmatizzare questi punti, non c'è una politica del personale e quindi la Giunta non ha prodotto un atto in questi 8 mesi. 8 mesi, credetemi, sono tanti, una città di 100.000 abitanti che sta allo sbando, che sta in ginocchio. Io lo dico anche da operatore economico, faccio il commercialista nella vita, vi posso dire che stanno imprenditori, attività commerciali che stanno in giro. Quindi non c'è una politica di rilancio sotto l'aspetto urbanistico, non c'è una politica di rilancio sotto l'aspetto delle attività produttive, non si fa nulla anziché di arrivare alle beghe, non si fa nulla per progettare insediamenti produttivi nuovi, dando uno sgravio ovviamente alle attività che potrebbero venire sul territorio.
non si fa nulla per le politiche sociali. Io quando ero assessore avevo lanciato l'idea del quoziente familiare, come oggi poteva essere un momento di grande slancio per le famiglie, quindi andando sulla tassazione non sul reddito individuale ma considerando il reddito e il numero del nucleo familiare. Non si fa nulla ovviamente per quanto riguarda la mobilità, cioè siamo sempre al punto iniziale che si parte da 20 anni o solo. Non si fa nulla in questa città, non si progetta nulla perché non è arrivato un provvedimento sul patrimonio comunale. Noi avevamo messo in campo il progetto dell'allenazione di questo patrimonio e nemmeno questo è stato portato avanti. Non si fa nulla rispetto al bilancio comunale, non si fa nulla per le giovani coppie. Cioè questa amministrazione in questo momento storico avrebbe dovuto varare un pacchetto di sviluppo per questa città e ci stanno le possibilità per farlo. Invece ci sono fermati alle solite vecchie di palazzo, che ovviamente non ce la facciamo più, io lo dico anche da giovane, che è una vita di pochi anni, che questa città è ritornata indietro con questa coalizione, con questo modo di fare, dietro di vent'anni. Quindi questo voglio essere chiaro. Poi rispetto a qualcuno, al messaggio che è passato in città, del discorso che uno dice no, ma noi non possiamo dare le elezioni per questo, in questo momento storico, ma questo guardate, questa è una emerita, cioè si vuole nascondere la verità in questo, sapete perché? Perché ci sta un termine, è un principio latino che il sindaco Castro deve conoscere bene, che è un primo insegnamento che si fa a Medici, che dice primum non nocere, significa prima di tutto non devi nocere, per dare una terapia al tuo assistito che non porta contraindicazioni. Ebbene, in questi 8 mesi la città sta avendo solo danni. Allora davanti al cospetto di stamattina, guardate, che quello che voi vivete oggi in questo Consiglio Comunale lo dovete rapportare ad atti amministrativi, cioè in nulla. Allora io faccio io la domanda alla città, a voi, davanti all'immobilismo è meglio continuare così o andare a votare e quindi fra 3 mesi riportare una coalizione, un'amministrazione che ha un progetto, che ha un programma? Perché purtroppo questa coalizione, come diceva qualche altro collega, si è messa insieme, hanno creato questo laboratorio, è uscito Frankenstein, non so se vi ricordate il film Frankenstein, un pezzo il cervello lo prendeva da una parte, un altro organo dall'altra, è uscito un papocchio. Questo papocchio non aveva nessun cervello, nessun progetto, era solo mettersi insieme per battere il centro-destra. Poi ci siamo messi anche noi, ci siamo divisi e questo abbiamo consentito di far vincere una coalizione che è minoranza in città. Rispetto a questo, ovviamente anche sull'aspetto politico, credo che questa città deve superare degli schemi vecchi, perché noi siamo ancora fermi ad anni or sono dove ci sta un odio tra il centro-destra e il centro-sinistra. Quando si va in campagna elettorale si arriva a delle accuse, anche ad arrivare ad accusare, come hanno accusato il sottoscritto, di essere il capo della Camorra, di essere un rappresentante della Camorra, e quindi questo è un dato di fatto, però sono stati anche i candidati del centro-sinistra che hanno accusato questo. E vabbè, e questo si ripete, a me questa cosa mi scivolava addosso, perché si ripete da me. Allora bisogna anche cercare di mettere insieme uomini, donne, professionisti, giovani che vogliono veramente fare qualcosa per questa città, al di là degli schemi politici che ancora di più oggi sono saltati, e quindi di fare un ragionamento veramente, un patto, bisogna lanciare un patto per la città che deve essere fatto di uomini e donne, al di là degli steccati e soprattutto al di là di questi schemi politici che non hanno portato a nulla in questa città. Quindi io concludo rispetto al documento. Rispondo ovviamente che noi questo l'abbiamo detto dal primo giorno, il Partito Democratico accusa questa amministrazione di aver sperperato denaro pubblico con i dirigenti, ebbene questa è una cosa che noi abbiamo detto dal primo momento. Accusa il Partito Democratico di aver fatto, cioè il Partito Democratico accusa rispetto a un discorso di Casole Ambiente, non ha una visione, anche su questo vi voglio soffermare un secondo, cioè Casole Ambiente e l'ACI veramente, guardate, casi tratti di essere responsabili. Cioè di non saper governare un'azienda, di quell'azienda comune, un'azienda che sta facendo 24 milioni di euro di bilancio. Allora, o uno ha la capacità, o uno dice, guarda, io non ho la capacità di farlo. Allora ritorno a fare quello che sto fare. Cioè, perché Casole Ambiente, che oggi c'è una vacanza, hanno nominato hanno cambiato il management,
discutibile o discutibile, noi l'abbiamo messo in discussione perché in questo momento veramente, con questo momento storico di questo settore così delicato, è stato cambiato un manager, che poi tra l'altro non l'avevamo messo nemmeno noi, veniva dal centro-sinistra, però era competente, almeno il presidente era competente, è stato cambiato questo manager. Due di lei no, hanno rinunciato, ci sta uno che ha accettato, che ovviamente la legge non gli consente di convocare adesso il consiglio di amministrazione, ma questo, guarda, questo è proprio da atti, altro che qualcuno della maggioranza dice noi dobbiamo, chiediamo responsabilità all'opposizione, ma non vi chiediamo la responsabilità voi di governare, voi non sapete governare, c'è un'incapacità totale, cioè non si può rimanere una società che è allo spazio, cioè nel senso la scatola è appena oggi non entrano nell'azienda, non c'è uno che governa il processo quotidiano, il processo della società, quando ovviamente c'è la legge che vorrà, che è stata anche forse prorogata, non si sa ancora, che bisogna imporre il 40%, bisogna metterlo sul mercato, senza un'idea, senza, non c'è stata nessuna idea da parte dell'amministrazione, nessuna idea di progetto su che cosa si vuole fare di questa città, e soprattutto anche della nostra società in alto, che caso è? Rispetto agli altri argomenti, ebbene, noi siamo, l'abbiamo detto da sempre, abbiamo governato questa città per 3 anni, io sostengo che avevamo governato e stavamo governando bene con l'amministrazione Ferrari, tant'è vero che loro rispetto a questo non hanno prodotto nulla, non hanno contrapposto nulla, se non vivere di eredità di quell'amministrazione, e voi la raccolta dei rifiuti, la differenziata, e voi ovviamente la questione della biomassa, e voi ovviamente la questione degli scuolabus, e voi anche rispetto alle politiche sociali. L'assessore, l'amministrazione non ha fatto altro di prendere atto di quello che era stato fatto e continuare, anche con quel bonus che è stato dato alle famiglie indigenti. Quindi questa amministrazione di giù, di intorno, non ha dato nulla a questa città. E ovviamente noi siamo critici, ma io sono critico anche sotto l'aspetto diciamo sociale, soprattutto come cittadino. Allora io ritengo che loro non sono venuti oggi, questo ovviamente è sotto noi gli occhi di tutti, che è una crisi e un'agonia, questo è un moribondo che continua a dare un accanimento terapeutico che secondo me bisognerebbe staccare la spina. Se loro ritrovano la loro coesione, ben venga, almeno ci sta una maggioranza che viene qua, governa e porta i provvedimenti. E noi sicuramente li valuteremo sulla questione che quando andranno nell'indirizzo sicuramente della legalità soprattutto, della legittimità e della trasparenza, nessuno di noi non vuole il bene, questo famoso bene per la città, perché ci viviamo prima noi e le nostre famiglie. Grazie.